affrontare la giungla che c'è là fuori, il mondo del lavoro, ma nulla mi turberà, perché so che al ritorno qui a casa mi aspetterà una moglie fantastica, due figli straordinari, una casa accogliente, quindi nulla turberà la mia giornata. Ciao, amore mio. Ti ha tolto i ficus davanti alla porta di casa! Amore, calma, calma. Le ho fatti rimettere in terrazza da Isa, perché il fumagalli si è appellato al regolamento di condominio che vieta di ingombrare le parti comuni, allora... Fumagalli, lo voglio vedere sotto un ponte che viva portalato in un cartapone! Fumagalli di Asia! Oh, ciao, tesoro. Ciao, amore. A proposito, ho visto che i ficus sono tornati sul pianerottolo. Hai deciso di dichiarare guerra totale ai vicini? No, tesoro, non ci sarà nessuna guerra con Fumagalli. Perché ieri, quando mi sono arrabbiato, sono sceso a piedi per scaricare un po' la tensione. Che ho beccato per scale? Proprio lui, Fumagalli, e l'ho beccato col socio in bocca. Se stava a sparare la sigaretta nelle parti comuni del palazzo. E quindi lo denunciamo perché occupava le scale con ingombranti volute di fumo? No, tesoro, mi dispiace che non capisci. Cioè, voglio dire, lui ufficialmente non fuma, per la moglie non fuma, no? Per la gente non fuma, invece quando sta da solo si spara il peccatuccio. La sigaretta. Io l'ho visto che fumava per le scale, lui però non mi ha visto che l'ho visto. Quindi cosa ha intenzione di fare adesso? Di fare lo spione con fiamma? Fumagalli fuma, Fumagalli fuma. No, tesoro, una cosa così meschina non la farei mai. Però se provocato, a proposito delle piante, se la guerra dei ficus si riaccende, voglio dire... Oh, questo è Fumagalli, puntuale come le tasse. Izza, vai a aprire. Lascia, li apro io, tanto devo scendere a comprare il pane. Fumagalli fuma. Ciao Mario. Ciao Silvana, dov'è il fraco? Di là, in cucina. Adesso sono stufio. Mi sono stufio. Quante volte te lo devo ripetere che in questo condominio ci vuole ordine. Lo so, ma nello specifico, cos'è che ti ha fatto inquietare? Allora mi prendi per il... Quante volte te l'avrò detto che le piante non le voglio vedere sul pianerottolo? Devono stare in casa. Certo. Ci siamo capiti? Ci siamo capiti. Però ne possiamo parlare, come dire, da uomo a uomo, rilassati, distesi. E allora per distenderti, fatte una bella sigaretta. Ma se lo sanno tutti che non fumo, lo sa, io non fumo, e Fumagalli non... No, tutti credono che tu non fumi, ma tu fumi, t'ho beccato io per le scale quando sono sceso, stavi lì... Vabbè, sarà stato un momento di noia. Momento di noia. Per passare un po' il tempo così, ma erano anni che non... anni. E poi sono affari miei, vabbè. No, sono affari pure miei, perché io ti sono amico. E per la tua salute sono costretto a dire a tua moglie. No. La devo informare che fumi. Te voglio bene. A meno che in questo condominio, come dire, non si diventi un po' meno intransigenti. Mi fai schifo. Cos'è che vuoi, Mancini? Voglio mettere le piante sul pianerottolo. Guarda, so buono, te vengo incontro. Ci metto pure una bella mangia fumo. Umorismo dell'altro pontino. Ecco cos'è questo qua. Oh, fiamma Fumagalli. Vieni, Fumagalli? Sì. Ho trovato queste sigarette nascoste nel contatore. Guarda che qui succede la fine del mondo, tu lo sai, vero? Fumate, se ne sono sigarette. Fiamma. Mai beccato. Le sigarette sono mie. Ma non dire stupidate, se non t'ho mai visto fumare da quando ci conosciamo, ma dai. Certo, perché fiamma? Perché fumo di nascosto. Davanti ai ragazzi non fumo. Silvana, le tue, davanti... ecco, Silvana, ciao tesoro. Ciao amore. Silvana? Lo sai che tuo marito fuma? Lo dico, tu non dici niente? Fuma, fuma, ma non davanti ai ragazzi. Ti ripeto, Silvana, sempre detto, Franco, davanti ai ragazzi, no. Se proprio devi, fumi da solo, di nascosto. Ma guarda che fumare fa malissimo. Dico, vieni giù dalla pianta, mia cara. Ma infatti, lo so, vengo giù dal ficus. Lo amo, cosa vuoi farci, nonostante questo deprecabile vizio? No, non lo ami, perché se lo amassi, lo faresti smettere per il suo bene. Ah, ma ci ho provato, con le graffette, con i cerotti, con gli schiaffoni. Niente da fare. D'altra parte, l'unico vizio che ha. L'unico vizio. Fumagalli, andiamo. Usciamo da questo covo di tabagisti. Fiamma, scusa, le sigarette. Sigarette. Due attori nati ci dovrebbero dare l'Oscar. Sì, tesore, grazie alla nostra interpretazione i miei ficus vivranno sereni sul pianerottolo. Che c'è? La storia delle sigarette mi aveva fatto dimenticare il vero motivo per cui ero venuta qui da voi. Perché? Quelle piante lì devono sparire dal pianerottolo. Guarda che il regolamento del condominio parla chiaro, Buona giornata. Fiamma! Franco!
taglia il pane.